mamma. Adorata figlia, eccoci qui al tuo 18° compleanno. Non posso ancora crederci. Il tempo è scivolato via e questo avvenimento è l'occasione per rivedere come in una moviola i fotogrammi del film della nostra vita e fermare le sequenze più emotive di questi ultimi 18 anni. Uno dei momenti più belli, anzi il più bello, è stato quando tua madre ed io abbiamo saputo che saremmo diventati presto genitori. Poi un bellissimo sabato, il 7 settembre 1985, poco prima di mezzogiorno, arrivasti tu. Mi ricordo la clinica, la tua prima poppata, i tuoi primi vagiti. La voce non ti mancava e l'appetito nemmeno. Dovevi avere circa un anno, quando in un ristorante, alla vista di una fumante portata di fettuccine alla matriciana, destinate ad una tavolata accanto, poggiasti il dito indice sulla tua paffutella guancia, lo rotasti prima a destra e poi a sinistra ed esclamasti: «Mmm, che buono!» Con un tale sentimento e trasporto così tenero e spontaneo che il cameriere, commosso, te ne mise al volo una forchettata su un piattino per fartela assaggiare. Poi cominciasti a parlare e chiacchieravi tanto. Allora io prima ero pa 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 pa, poi diventai Papito, in seguito Papino, per un certo periodo mi chiamasti Papunne e per fortuna non Papocchio. Ora invece sono semplicemente Pa e quando c'è da chiedere qualche cosa ridivento Papino oppure Papi. E la lotta te la ricordi? Saltavi sul lettone e giù una lotta greco-romana senza esclusioni di colpi. Me le davi e mi pestavi come un tamburo, peggio di un maschietto. Allora ti prendevo per i piedi e ti tiravo su a testa in giù come un abbacchietto. Le immagini si susseguono per arrivare fino all'altro ieri, martedì 4 settembre 2001, New York, cena con gli amici americani al Windows on the World, ultimo piano delle Torri Gemelle, per festeggiare con loro il tuo compleanno. Martina Bastoni era con te. Esattamente una settimana dopo, quel posto non c'era più. Infine, un rapido cenno sulle amicizie che hanno più di altro convissuto e condiviso con te l'infanzia e l'adolescenza. La carissima Laura Vitale. Siete praticamente cresciute insieme. Ed è come una cugina, così come Martina Bastoni e poi il gruppetto storico di Fregene, attorno al quale si è via via coagulato tutto il resto delle altre amicizie. Mi riferisco soprattutto a Vittoria Piccini, Giacomo Peluso e Lorenzo Santoro. Quanti momenti avete condiviso? Loro, insieme a tanti altri, stasera sono qui, partecipi affettuosi di questa importante tappa della tua vita. Né io né mamma dimenticheremo mai tutti i bei momenti passati insieme, che costituiscono un capitale di ricordi, sentimenti ed emozioni che ho voluto riassumere in povere ma sentite parole e confesso con tanta nostalgia. Vivi adorata, oggi è un momento importante della tua vita. Stai diventando una donna e tra non molto prenderai la tua strada e le tue responsabilità. Uscirai dal nido per costruirne uno tuo. Grazie per esserci finora stata. Grazie per tutte le belle sensazioni che ci hai regalato. Grazie di tutto. Sei maggiorenne, goditi di questi momenti e vivi questo periodo della vita. Mamma e papà ti abbracciano con tanto amore e ti augurano tutto il bene di questo mondo. Such a whore, so self-aware, so full of, so indecisive, so adamant. I'll
contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. Y tú no contestabas, luego te puse un video.